Salve a tutti, siamo qui con Antonio Cagnello e Maniera da che? oggi vi parleremo di Google Chrome. Google Chrome, che è un browser web, che è nato dall'idea di migliorare le prestazioni con le applicazioni web. È basato su WebKit, è sviluppato da Google ed è stato rilasciato sotto licenza BCD Open Source. È disponibile attualmente su Windows, Linux e macOS X. Google Chrome è un browser molto veloce dal motore JavaScript, linguaggio di scripting orientato agli oggetti, fino al motore rendering WebKit, già usato a Safari e derivato da KHTML, è stabile. Insieme a Chrome è stato sviluppato un progetto chiamato V8, progettato per consentire un'esecuzione molto rapida di JavaScript. Grazie a questo, infatti, i siti vengono caricati velocemente rispetto agli altri browser. È molto stabile, perché se una scheda va in crash, tutte le altre continuano a funzionare tranquillamente. Infatti, ogni applicazione viene eseguita in modo separato dal proprio ambiente, isolato da tutte le altre. Si nota che se si avvia il Task Manager di Windows, il browser avvia un'istanza di Chrome.exe per il browser e una per ogni scheda aperta. All'apertura di Google Chrome viene visualizzata una pagina. In questa pagina possiamo trovare i siti preferiti, quelli chiusi, le pagine chiuse di recente, oppure le pagine più visualizzate. Tramite Google Chrome, oppure, per meglio dire, tramite questi tastini, possiamo aprire una griglia in cui sono visualizzati tutti i nomi dei siti che abbiamo sull'altra pagina, solo con il loro nome segnato e non l'icona. Oppure, tramite quest'altro tastino, possiamo scegliere se aggiungere alla pagina principale i siti più visitati, quelli chiusi di recente, o i suggerimenti. In Google Chrome è presente questa barra chiamata Omnibox. In Omnibox possiamo avere varie opzioni, o scriviamo il nome completo del sito, tipo ad esempio Facebook, oppure possiamo anche scrivere la parola ciao, ad esempio. E ciao viene aperta con Google, in quanto la barra Omnibox è anche un motore di ricerca. Sopra Omnibox abbiamo le varie schede che possiamo aprire, nuova scheda, come anche altri motori di ricerca, ad esempio Firefox. Infatti Chrome in questa parte è ispirata a Firefox, mentre nella parte delle opzioni è ispirata più a Internet Explorer 7 e 8. Google Chrome è un browser molto sicuro, infatti svolge diverse funzionalità. Blacklist, cioè che periodicamente scarica gli update per il phishing e malware e avvisa gli utenti quando si cerca di visitare un sito Non pericoloso. male. Un'altra funzionalità è quella di sandboxing, cioè che ogni scheda di navigazione è isolata da una sandbox, in modo che il malware non si possa installare e che non possa compromettere le altre schede. Un'altra funzionalità è quella in incognito. Questa modalità fa sì che non vengano salvate le informazioni sui siti visitati, come la cronologia e la cache e i cookie. Questo premendo il tasto Ctrl Mouse N. Per gestire i download non esiste più il manager a parte, come ad esempio in Firefox. Il tutto viene gestito nella parte inferiore del browser, nella quale viene indicato quanto è stato scaricato e quanto si dovrà attendere affinché il download si completi. C'è la possibilità di installare anche delle estensioni di cui si necessita, andando sull'apposito sito. Sono presenti numerose opzioni per gli sviluppatori, come la visualizzazione del codice sorgente della pagina, l'utilizzazione di JavaScript e del Task Manager. Le opzioni a disposizione si suddividono in impostazioni di base, piccoli ritocchi e roba da smanettoni. Google Chrome, tra l'altro, è l'unico browser web che è riuscito ad ottenere il voto massimo, cioè 100 su 100, nel test ECC3, test che consente di verificare quanto il browser sia compatibile con gli standard del web. A differenza di Firefox 3 e Internet Explorer 8, che riescono ad ottenere rispettivamente il voto 71 su 100 e 20 su 100. Questo è tutto, un saluto da Vanilla Kev. Antonio Cagnello. Grazie.